forza delle idee. Per la terza volta torna qui in studio con noi Enrico Rivarossa, fondatore del programma Smile Italy, nonché Sorridi Italia. Sorridi, ciao. Enrico, ciao. Grazie, ciao. Sorridete. Sì. Insomma, diciamo che sono due mesi che ci dai dei consigli molto molto importanti. Io ho cercato comunque di applicarne alcuni. Ho cercato, non sempre facilissimo. Tu sorridi già sempre, tu sei abbastanza sorridente. Non sempre magari, come dire, no? Abbiamo tutto questo tempo, però è importante, perché già il fatto di iniziare è già qualcosa di importante. Però oggi, cari amici, vorrei iniziare con questo, perché era il lontanissimo 2018 e qui in copertina ci sei tu, Enrico. La differenza, notare la differenza. Ci sei tu, Smile Italy. Beh, questa è una copertina, abbiamo detto nella prima puntata. Di 35 anni fa. Del 1986, quindi 35 anni fa. Era così, 35 anni fa, poi 4 anni fa. Insomma, così. Era 4 anni fa già così. Però c'era già questo bellissimo marchio, c'era già il sorriso nell'86. Su di te, qua pure lo mantieni. Me l'hanno anche migliorato. Quindi c'era Photoshop. Però tu giochi in casa, dai, con il sorriso. Quindi devi avere un sorriso bello per forza. Quindi Smile Italy, cosa raccontavi sulla rivista Idea di 3 anni fa? Raccontavo l'inizio di questa avventura. Come dicevo, lì eravamo partiti dai tetti, e cioè con le boutique del sorriso. Adesso abbiamo fatto un po' di marcia indietro, gioco forza, torto collo, come si dice, dopo una pesante, diciamo, tentativo iniziale. Però in America ti avrebbero premiato, lo sai? In America mi avrebbero premiato. In America. Quando fai qualche grosso fallimento. Eh sì, perché dicono comunque che se tu sbagli, alla fine sei molto più credibile e finanziabile, perché significa che lo sbaglio che hai fatto non lo rifarei più. Mentre invece, se tu hai una bella idea, ma non hai mai provato, quindi vuol dire non hai mai sbagliato, non sei finanziabile per gli americani. Esattamente il contrario di come funziona qua. Scusa. Quindi, infatti, ma questo è giusto, questo è parte della crescita personale. Bisogna avere il coraggio di sbagliare. Certo. Di sbagliare, perché se non sbagli, il sentieri fuori dal seminato, cioè fuori dal seminato, fuori dalla via principale, gli esploratori prendevano, loro forse hanno questa cultura del pioniere, del West, che andava a esplorare cose, territori inesplorati. Noi siamo abituati a stare troppo al calduccio nella nostra casa, nel nostro angolino, e non mettiamo il naso fuori e ci perdiamo tantissime cose belle. Nella comfort zone. Nella comfort zone, bisogna uscire dalla zona di comfort e andare a esplorare nuovi territori. E questo è un'esplorazione di un nuovo territorio. Mi sono messo in testa di far arrivare appunto a livello formativo, a livello educativo e a livello anche un po' spiritualità, cioè morale, una cosa mentale, ecco, a livello mentale. L'igiene, la salute della bocca è prevalentemente una questione di convinzione mentale, di amor proprio e di buone abitudini. Cambiare le cattive abitudini con le buone si fa gradualmente, non si fa da un giorno all'altro, magari cominci piano piano, ma sai che poi il risultato lo otterrai, e questo è certo, lo posso garantire mettendoci la faccia appunto su questa rivista, è messa già molti anni prima, e cosa che continui a fare. Che continui a fare, perché ti spendi sicuramente in prima persona, e questa è una bella cosa comunque, perché vuol dire che ci credi. La rivoluzionaria community della salute dentale tra pazienti, dottori, dottoresse. Dottoresse e benefattori, aggiungerei. Cosa significa questo? Questa è una frase che che ho scritto a proposito della ONLUS. La nostra ONLUS, Un Sorriso per Tutti ONLUS, è un movimento con il quale voglio coinvolgere il più possibile dentisti che sono già sul territorio italiano. Abbiamo la fortuna di avere dentisti dappertutto in Italia. Ci sono tantissimi dentisti, e sono sicuro che molti di questi sono persone generose, persone altruiste, persone che vogliono aiutare gli altri. Non sono tutti egoisti che pensano soltanto a se stessi. E meno male. Purtroppo ci sono in questo periodo ci sono molte persone che pensano solo a se stessi. Tra questi spero che non ci sia neanche, cioè ci siano pochissimi, non nemmeno uno su due o uno su tre dentisti che ragionano in questo modo. Spero di trovare, di riuscire a far breccia nella mente e nel cuore della maggior parte di questi dentisti, e coinvolgerli, portare dalla nostra parte, in modo che siano anche loro disponibili, che diventino dentisti volontari, che siano disponibili ad aiutare le persone che richiederanno il nostro aiuto, che non possono magari pagare, anche magari in quel momento, anche per un periodo c'è dovuta anche la crisi. E avremo, a proposito di questa ONLUS, avremo una
una piattaforma, un'applicazione internet su cui si potranno andare a proporre le persone che vogliono collaborare, cioè i dentisti potranno dare la loro candidatura, i pazienti, quelli, le persone che richiedono aiuto, che non possono finanziarsi per fare determinate cure, non dico di fare impianti, cure estetiche, però insomma eccetera, possono essere curati per rimuovere le cause principali di infiammazione, che sono poi quelle che dicevamo nella scorsa intervista, che sono quelle situazioni in cui ti puoi veramente giocare la salute generale. Assolutamente, quindi, sì, quindi, oltre che il sorriso, non solo quello estetico, ma anche quello interiore, quello interiore che parte da dentro, che deve essere una cosa di testa, di spirito, ma anche poi la salute generale dell'organismo, che può essere compromessa dalla diffusione, la disseminazione di batteri che partono dalla bocca se la bocca è infetta. Certo. Quindi, come si fa a diventare socio sostenitore? Ecco, perché mi piacerebbe poter lanciare questa cosa. Bisogna andare sul sito Un Sorriso per Tutti Onlus, iscriversi, l'iscrizione per i medici, per i dentisti costa 150 euro l'anno. Quindi voglio dire più che sostenibile, per gli altri, per i pazienti potenziali costa 50 euro l'anno. Per il terzo attore di questa diciamo community è il benefattore. Tutte le persone che vogliono, l'altro giorno mi ha fatto piacere tantissimo una mia paziente che sicuramente non ha mica nell'oro, una signora dolcissima che ha 40 anni che curo e mi ha detto voglio partecipare con un'offerta di 200 euro alla Onlus. E non è la prima, fortunatamente, ci sono altre che magari comprano il libro, ci sono altre che ci sono anche altri metodi per finanziare la Onlus, però questa qui è la donazione, è quella che è, solleciteremo, cercheremo di fare anche leva su tutti i dentisti che possono chiedere alle loro banche, alle loro clienti che abbiano delle aziende, che abbiano in mente di finanziare questo progetto, che potrà dare una mano, aiutare anche i dipendenti di queste stesse oltre che soggetti così a caso, ma anche persone che possono essere segnalate dalle varie, o da una banca, o da dalle varie associazioni, dalle varie aziende. Le associazioni, noi per esempio a Fossano collaboriamo con un'altra associazione che si chiamano Gli Altri, che è un'associazione fondata dalla Curia, dalla Cassa di Risparmio di Fossano. Hanno creato un poliambulatorio sociale proprio per poter dare alle persone che sono scese nella fascia di povertà, sotto la fascia di povertà, proprio grazie alle crisi immediate, oppure anche non hanno un solo stipendio e una famiglia numerosa. Questo permette a tutti di avere la possibilità di accedere a delle cure base che comunque sono fondamentali. Quindi vi invito assolutamente a visitare il sito che è unsorrisopertutti.org e a diventare socio sostenitore per questa iniziativa, che è un'iniziativa locale, ma che in realtà Enrico vuole diffondere ovunque, che fa veramente del bene e porta, come dicevamo prima, Enrico, quel sorriso interiore di cui c'è molto bisogno, soprattutto in un momento come oggi, che dove questa pandemia sembra non volerci abbandonare, sembra continuare presente. Una cosa che voglio ribadire ancora, che lo sanno tutti i miliardari americani, far del bene agli altri fa bene agli altri, ma fa bene soprattutto a te. Quindi è quasi una cosa egoistica, quasi un qualcosa, far del bene agli altri quasi dovrebbe essere interpretato come qualcosa che fa proprio bene a te, lo fai come parte del tuo lavoro. Una parte del tuo lavoro dovrebbe essere dedicata, come dicono molto spesso, leggi questi tycoon americani, dicevo, mio padre mi diceva fin dal primo stipendio metti 10% da parte per far del bene. Noi non abbiamo neanche bisogno di dare del denaro, noi abbiamo la cosa molto preziosa che abbiamo è che sappiamo fare delle cose per far guarire le persone. E abbiamo anche del tempo libero spesso in studio, perché soprattutto in questi giorni qua, per esempio, non parliamo di questi giorni, ma in questi giorni la metà delle persone sono a casa, ti saltano gli appuntamenti perché sono a casa con il Covid in quarantena. Sono sanissimi, ma sono in quarantena, non possono uscire. In questo momento è l'ideale, abbiamo una lista d'attesa di pazienti che sono appunto in attesa di cure anche gratuite e queste persone, quelli che non sono in quarantena, possiamo curarli e a quel punto sappiamo esattamente che il nostro target riceve esattamente quello che gli vogliamo offrire, tempo nostro, cura. E quindi lui riceve, non abbiamo neanche da mettere in dubbio, ma questi soldi che do alla Unicef, alla ricerca per il cancro, arriveranno dove devono arrivare? No,
lì sei sicuro qua che arrivano sicuramente. E tutto ciò, cari amici, in un clima positivo e sereno, che comunque aiuta anche lo spirito, soprattutto per coloro che hanno già altri tipi di difficoltà. Esatto, è vero, Enrico, molto, questo è anche una cosa molto importante. È anche un sostegno morale dove bisogna essere anche più uniti. È il momento in cui tutti dobbiamo unirci, perché non so chi sia, ma ci stanno cercando di disunire, di separare, e quello che è il Covid, quello è il Novax, quello è il Vax, e sembra che anche tra le famiglie, tra amici che sono amici da anni, si nascono dei dissapori, proprio perché uno la pensa in un modo, l'altro la pensa in un altro, e sembra che non possiamo più essere le persone che siamo prima. Non facciamoci coinvolgere in questo gioco. Esatto, non facciamoci ingannare, no? Cerchiamo di reagire e pensiamo ognuno a fare le cose bene, quelle cose che sappiamo fare. Noi sappiamo fare bene dentisti, possiamo aiutare, siamo generosi e altruisti, come chiederemo. A questo punto sappiamo che possiamo aiutare delle persone, e facciamolo. Certo, assolutamente. La prossima volta, siccome siamo quasi in chiusura, vorrei iniziare, insomma, la quarta ed ultima puntata della stagione con te, parlando di programma prevenzione 4.0, di cui ne abbiamo un po' accennato nella prima puntata, ma per veramente capire cosa significa fare prevenzione e quali sono quei passaggi importanti per far sì che facendola poi avremo sul lungo periodo molti meno problemi. Ecco, ancora una cosa volevo dire, voglio dire proprio questo, ecco, è un po' anche il programma della ONU, cioè è un po' come insegnare a pescare invece di regalare i pesci. Noi non vogliamo aiutare, curare le persone, vogliamo curarle sì, ma insegnare loro la prevenzione, insegnare loro a mantenere la salute che avranno ottenuto anche grazie al nostro aiuto. E certo, in particolare quelli che hanno ottenuto, ma diciamo sia che siano paganti, pazienti paganti, che sia che siano pazienti della ONUS, tutti hanno il diritto, dovere di occuparsi della prevenzione, della salute preventiva della propria bocca, facendo le cose giuste, piccoli gesti quotidiani, con una routine, con una disciplina continua, ti permettono di mantenere una salute anche se l'hai già riacquistata. Se è la salute nativa, originaria, di una bocca perfetta, ben venga, è il massimo quello. Certo. Però devi partire quando hai 20 anni, cioè partire, come mi dicevo con il mio paziente, questo doveva regalarmelo 30 anni fa. Te lo do adesso. Devo nascere un po' prima, ma la stessa cosa possono farli quelli che hanno già avuto dei grossi problemi, ne parlino con i giovani della famiglia, degli amici che hanno ancora i denti sani, che possono metterlo a frutto al massimo. Si dice che il miglior momento per piantare un albero o piantare una vigna è 10 anni fa, il secondo momento è adesso, quindi almeno partiamo, anche se siamo già un po' in ritardo, e facciamo in modo che questa esperienza triste, magari vissuta sulla propria pelle, non debba essere rivissuta dalle persone giovani a cui volete bene e che hanno ancora la bocca. E la prossima volta ce lo spiegherai nel dettaglio. Grazie molte, Enrico Rivarossa, fondatore del programma Smile Italy, Sorridete Italia. Noi torniamo la prossima settimana con un'altra puntata di La Forza delle Idee, non mancate Idea Web TV. Ciao! Sorridete!